Ciao ragazzi, allora incominciamo oggi. Siamo venuti a vedere com'è che qui in America fanno questo sport dello skateboarding. È molto interessante perché è pericoloso, ma sono molto bravi per riuscire, insomma, a fare tutte queste pirolette. E l'unica cosa è che non è che ci sono delle belle ragazze, anzi le ragazze sono un po' dei maschiacci. E c'è un po' di marijuana che gira, che sento l'odore. Però per il resto sembrano dei bravi ragazzi, insomma la maggioranza probabilmente ha un po' così l'espressione di fare i fighi, no? Ma in effetti magari sono dei bravi ragazzi. Comunque c'è un sacco di gente qui e voglio dirvi che... Ok, no problem. Voglio dirvi che è interessante, bisognerebbe un po' proseguire e conoscere meglio. L'ambiente non è grandissimo, ma c'è tanta gente, quindi c'è anche qualche ragazza in effetti che va sullo skateboard e che ci passa davanti. Ok, thank you, benissimo. E comunque questa non la taglieremo ovviamente. E quindi per il mio canale italiano di Unendo Frontera sappiate che qua c'è molto questa cultura, danno da bere gratis, forse da mangiare anche qualche sponsor, ci sono anche degli adulti ovviamente, e comunque sappiate che qua gli americani hanno questa cultura di questo skateboard e quindi vanno in giro anche per strada, vanno a scuola usando lo skateboard come mezzo di comunicazione. Ecco, stare qua in mezzo a loro a fare le riprese mi è sembrato un po' pericoloso, perché alle volte mi venivano proprio vicini che io non potevo muovermi perché insomma gli spazi sono un po' limitati. Però è una cosa interessante, vedo molto che c'è il culto di far vedere il proprio corpo. Però non mi sembra che ci siano delle ragazze interessanti che possano apprezzare. Però va bene, ci sono parecchie televisioni, ok? Ho visto 2 o 3 televisioni e tanta gente, tanti ragazzi che sperano ovviamente di avere successo facendo lo skateboarding e quindi avere sponsor, avere contratti per fare pubblicità e avere quindi soldi. È un'attività come un'altra, no? Sicuramente come andare a fare calcio, fare baseball o basket, ma... Non deve essere facile stare in cima e poi fare tutte queste pirolette allo skateboard. Comunque siamo venuti qua, abbiamo ripreso un po' di persone, farò un montaggio e vi farò vedere questo video. Ciao a tutti. Non è facile parlare di televisione, porca miseria, eh?